Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. Oggi parliamo di donne e giustizia con Paola Di Nicola Travaglini, magistrata e già consulente della Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordo due libri relativi al tema che trattiamo oggi. La mia parola contro la sua, quando il pregiudizio è più importante del giudizio, pubblicato con HarperCollins nel 2018, e La giudice, una donna in magistratura, ripubblicato con HarperCollins nel 2023. Con noi c'è Judith Pinnock, psicologa, coach e attivista specializzata in studi di genere, che fa parte dello staff redazionale della pagina Insieme per le donne, creata da me più di 3 anni fa. Ricordo che Insieme per le donne è attiva ogni giorno non solo su Facebook, ma anche su Instagram e che poi potrete rivedere questa diretta anche su YouTube. Ringrazio ancora la magistrata Paola Di Nicola per la disponibilità, siamo veramente onorate di averla come ospite e passo subito la parola a Judith Pinnock. Bene, buonasera a chi ci sta ascoltando, buonasera Paola, grazie mille di essere qui. Ma io inizio con una domanda che penso, insomma, immagino che possa essere davvero quella che è nella testa di tutte le persone, specialmente le donne, che un po' seguono questo tema, e cioè si parla di violenza maschile contro le donne, a partire dalla molestia fino naturalmente al femminicidio. E in genere uno dei commenti più frequenti che si fanno è ma la donna aveva denunciato, ma perché non denunciano, eccetera. E noi sappiamo che appunto denunciare è il primo passo di un percorso molto lungo e spesso molto doloroso e molto faticoso, perché quando la violenza arriva nelle aule dei tribunali, che cosa succede a queste donne? Che cosa accade? Come viene trattata dai tribunali? Intanto grazie per questa importantissima occasione e questo confronto con voi. La questione è molto difficile perché le donne non hanno mai avuto parola, nella storia dell'umanità, quindi, l'aula di giustizia, che non costituisce altro che una cassa di risonanza di quello che avviene in un contesto socioculturale, è un luogo per esse estraneo. Parto dal diritto romano, giusto per cominciare da qualche anno fa, nel senso che da sempre le donne, quali testimoni, potevano entrare in un'aula di giustizia, ma la loro parola valeva meno e quindi la loro parola aveva bisogno di altri testi, altri testimoni per essere confermata. Le donne non hanno mai avuto, a partire, ripeto, dal diritto romano, non hanno mai avuto soggettività giuridica, cioè non erano portatrici di diritti, erano sempre subordinate a qualcun altro. Questo perché lo dico? Non perché non sia cambiato nulla, ma al contrario, ovviamente i passaggi sono stati epocali e rivoluzionari proprio nella storia dell'umanità, grazie alle donne che hanno attraverso veramente complicatissime battaglie, innanzitutto culturali, e parlo di battaglie in senso vero e proprio, ottenuto la loro presenza nelle aule. Voi considerate che fino al 63 le donne non potevano indossare la toga quali magistrate e fino ai primi del Novecento non potevano essere avvocate. Ciò nonostante la rappresentazione della dike è una donna, quindi la giustizia è rappresentata come una donna. Perché dico questo? Perché nella rappresentazione culturale e simbolica le donne rappresentano la giustizia, ma alle donne non è stata mai data parola nell'aula di giustizia. Quindi questo portato millenario, per rispondere appunto alla dottoressa Pinnock, non può non entrare in un'aula, non può non riverberarsi sulle domande, sulle risposte, sui pregiudizi che gravano su tutti coloro che entrano in quell'aula. E aggiungo che questi pregiudizi sulla parola non creduta delle donne
spesso attribuibile alle stesse donne nel momento in cui non riconoscono la violenza di cui sono vittime e quindi quando raccontano le violenze di cui sono state vittime, invece che raccontare delle umiliazioni, delle diffamazioni, dei pugni e degli schiaffi, parlano di liti familiari. Questo perché, chiudo, è stata normalizzata nei millenni. E parliamo di millenni perché la violenza maschile contro le donne ha una storia di questo spessore, di questa longevità. Abbiamo naturalizzato la violenza, abbiamo normalizzato la violenza. Riteniamo che dire ad una donna hai scotto la pasta e dunque questo mi legittima a picchiarti, e questo lo dico sulla base di processi che ho avuto e di fatti che mi sono stati rappresentati e raccontati, dimostra come alle donne sia impedito di essere quello che sono, di essere libere, addirittura di non poter, l'obbligo di non poter scuocere la pasta. Ma è chiaro che non è quello il tema. Il tema è l'obbligo di rispettare un ruolo e di rispettarlo secondo i dettami di questo sistema millenario che continua a permanere inconsapevolmente in ciascuna e ciascuno di noi, nessuno escluso. Grazie. Mi ritorno un attimo sui dati, su un dato a cui accennava Judith, cioè il fatto che solo poche donne denunciano la violenza subita. E nel tuo libro La mia parola contro la sua, quando il pregiudizio è più importante del giudizio, donne che subiscono violenza denuncia e che nel 50% dei processi per reati di violenza contro le donne, nel 50% dei casi, scusate, si concludono con l'assoluzione degli imputati. Inoltre, in questo libro io ho trovato molto interessante il fatto che fai emergere il forte impatto che hanno i pregiudizi e gli stereotipi di genere nella stessa narrazione processuale, nell'uso delle parole che si riscontrano anche appunto in certe sentenze. E quindi trovo utile il tuo stesso libro. Leggo: il tema cruciale e allo stesso tempo drammatico nell'attività di chi giudica è che nessuno può dirsi pregiudizi. In tutto il mondo i processi di violenza di genere sono inquinati dal pregiudizio nei confronti delle donne. Troppi avvocati nei processi ritengono di dover difendere gli imputati di violenza, screditando la vittima, ridicolizzandola, minimizzando sempre e comunque quello che è accaduto, pur di farli assolvere. E ancora, la narrazione contenuta nelle sentenze, sia dei fatti che del diritto, pur se limitata al caso concreto, ha un significato affermare o smantellare l'ordine simbolico di valori e di rapporti di forza che viene rappresentato dai protagonisti del processo. Alla luce di tutto ciò, io ti chiederei di condividere con noi alcuni esempi tratti dalla tua lunga esperienza per aiutarci a capire proprio come agisce la discriminazione di genere vita dalle donne. Percepisco una difficoltà di connessione, non so se è un problema mio. Dunque, l'esperienza ci dice che la naturalizzazione della violenza è una questione globale, quindi non stiamo parlando di un problema italiano, ci tengo a sottolineare questo dato. Questo tipo di narrazioni che non corrispondono al
al fenomeno criminale e culturale, sono delle narrazioni globali. Quindi noi possiamo trovare sentenze ridimensionanti in Canada, e come è accaduto peraltro, così come in India, in Italia e in Pakistan. Quindi c'è una sorta di filo rosso che nasce proprio dal problema del ridimensionamento della violenza. Degli esempi mi sono stati chiesti. Allora, nella mia esperienza posso dire che la prima modalità attraverso la quale avviene il ridimensionamento e la naturalizzazione della violenza da parte del contesto processuale è innanzitutto quello di ritenere che la donna non abbia rispettato il ruolo di buona madre o buona moglie. Quella che viene definita vittimizzazione secondaria. Che cos'è? La vittimizzazione secondaria, che è vietata dal nostro ordinamento e dalla Convenzione di Istanbul e dalle convenzioni sovranazionali, è un meccanismo di carattere culturale ma anche giuridico per il quale una donna che denuncia violenza in un contesto domestico di coppia, o ovviamente di altro genere, tipo la violenza sessuale, la violenza domestica o gli atti persecutori, diventa essa stessa responsabile della violenza che ha determinato. Che cosa voglio dire? Che soltanto per questo tipo di delitti, e ci tengo a sottolinearlo, io mi sono occupata di reati di corruzione, di reati contro il patrimonio, di reati di bancarotte fraudolente, criminalità organizzata, eccetera, solo per questi delitti avviene questo spostamento di responsabilità. Cioè, una donna che denuncia violenza, anziché determinare l'attenzione, concentrare l'attenzione sul fatto che ha denunciato, pensiamo ad esempio alla denuncia di una rapina, tutta l'attenzione, l'attività di indagine e la sentenza si concentra esclusivamente sul delineare come è avvenuta la rapina, le modalità della rapina, le circostanze della rapina. Nei reati di violenza contro le donne lo spostamento passa dall'oggetto del reato denunciato alla donna che lo ha denunciato, e questo spostamento si chiama vittimizzazione secondaria e avviene attraverso la individuazione di quali siano state le condotte di quella donna per essere vittima di quella violenza. Cioè, una donna che denuncia di essere stata vittima di violenza domestica da parte del marito, la prima domanda che si pone è: perché non ha denunciato prima? Perché ha denunciato, non ha denunciato nonostante avesse dei figli? Perché non si è separata? Perché non ha utilizzato il suo stipendio o una casa di vacanza per sottrarsi a quella forma di violenza? Perché non è andata davanti ai carabinieri e alla polizia? Perché non si è rivolta a un centro antiviolenza? Perché non ha riferito e raccontato alle sue sorelle e a sua madre? Quindi, come vedete, lo spostamento attraverso queste domande, che poi assumono diverse connotazioni a seconda del reato, quindi parliamo nella violenza sessuale: perché sei uscita da sola, perché sei andata alla festa, perché hai bevuto, perché non sei fuggita, perché non hai reagito, eccetera. Come vedete, si tratta di domande che tuttora sono domande che vengono rivolte alle donne vittime di violenza in qualsiasi parte del mondo, nessuna esclusa. Attraverso queste domande avviene l'inversione logico-giuridica, che non vale per nessun altro delitto, tale da determinare l'effetto di depotenziare il delitto che è stato denunciato, giustificare la condotta che lo ha determinato e attribuire la responsabilità alla vittima. Questo è il motivo per cui la Convenzione di Istanbul, all'articolo 18, ha vietato agli stati di praticare la vittimizzazione secondaria. E quando parlo di stati, parlo di tutte le autorità, parlo degli insegnanti, parlo dei giudici, parlo dei
dell'avvocatura, parlo degli assistenti sociali, parlo degli psicologi, parlo di qualsiasi contesto socioculturale con il quale la vittima viene a contatto. E quindi io direi che questo segna il perimetro del perché in quel numero di assoluzioni, del perché le donne ritrattano e del perché le donne non credono nelle istituzioni e le temono, tanto che la Corte Europea per i Diritti Umani è arrivata a dire che il processo penale costituisce un calvario per le donne vittime di violenza. Grazie Paola, tra l'altro mi sento un po' chiamata in causa come psicologa, no? Perché hai citato il fatto che appunto giustamente anche agli psicologi, alle psicologhe sia stato segnalato insomma questo rischio. E, diciamo che purtroppo un po' tutte le discipline, si dice che il patriarcato non muore mai, no? E che riesce ad utilizzare a suo favore tutti gli ostacoli che cerchiamo di mettere in mezzo, no? E mi viene da pensare come anche sui social, per esempio, vada molto di moda parlare del narcisista patologico, no? Cioè quindi del fatto che questi uomini siano dei narcisisti e con tutte le caratteristiche che conseguono, che in parte può essere vero, però a dare comunque, diciamo, ad individuare una caratteristica psicologica patologica in questi uomini che esercitano violenza, in realtà è un grosso boomerang, perché automaticamente questo significa che la donna, diciamo, no, che cade nelle maglie di questi uomini è una donna in qualche modo connivente, no? Nel senso che ha anche lei delle caratteristiche psicologiche che poi possono essere utilizzate contro di lei. Penso al drammatico tema dell'alienazione parentale, dove appunto si parte, no, da una situazione dove è molto chiaro chi sia responsabile di certe situazioni, per poi arrivare addirittura a levare i figli alla madre. Poi di questo magari vedo che già c'è qualche domanda, magari dopo risponderai. Quello che io invece ti volevo dire è questo. Io ho letto La Giudice e l'ho trovato un libro veramente importantissimo, del quale tra l'altro ti ringrazio, perché con grande generosità tu utilizzi lo strumento tipico del femminismo che è il partire da sé, e quindi parli molto di te stessa. E secondo me è così importante perché in questo libro tu parli sì di questi meccanismi che ci sono nella giustizia contro le donne, ne parli in modo molto chiaro, ma parallelamente parli di un altro tema importante, cioè di come diciamo la disuguaglianza, no, di potere, che è poi alla base in realtà di questi meccanismi, non le patologie ma il potere, la disuguaglianza di potere, vadano a toccare anche le donne che lavorano nei palazzi di giustizia, no? E quindi tu in questo libro racconti anche appunto la tua esperienza da questo punto di vista. E io mi sono annotata, mamma mia, tantissime, ho 7 pagine di frasi prese dal tuo libro che sono particolari, illuminanti e che mi hanno anche commosso, perché mi hanno anche fatto rivivere delle mie esperienze di lavoro, nonostante si tratti di tutt'altro lavoro, dove però anch'io, no, ho sentito l'ingombro del mio corpo, per esempio, una cosa di cui tu parli tanto, il corpo per come appare, il corpo della donna per come appare, no? Quindi questo dilemma, come mi vesto? Mi vesto da donna perché è il mio sentire, però così poi non ho abbastanza autorevolezza, no? E questa cosa viene utilizzata a mio svantaggio. Questa necessità di dover sempre dimostrare di essere all'altezza del ruolo che si è ottenuto, e questa è una cosa che ti logora, perché ti mette contro poi il resto della tua vita, no? Come se tu non ne potessi avere altro. Questa difficoltà anche all'interno del proprio nucleo familiare di trovare la famosa stanza per te, no? che ci diceva Virginia Woolf, che però tu spieghi bene che non è solo una questione di stanza, ma non è una questione di spazio, ma anche una questione di tempo, no? E anche lì di capacità di ruolo. E poi l'ultima frase che ti butto là, se poi la vuoi commentare, che mi è piaciuta tantissimo, è quando tu dici:
La consapevolezza di genere è come un'enorme cesta di ciliegie. Quando ne mangi una non ti fermi più. Questa è una frase bellissima, perché è proprio quello che si sente quando si è attiviste, no? Che quando ti dicono, ma c'è ben altro. No, è tutto importantissimo e c'è da lottare su tutto. Ecco, non so se vuoi appunto commentare un po' questo tuo libro meraviglioso e questo tema della donna che lavora nella giustizia. Grazie, sono commossa perché sono parole molto belle rispetto ad un mettermi a nudo. Per una giudice è molto complicato mettersi a nudo, così come per qualsiasi professionista, specialmente perché si esprimono delle fragilità, nel senso che tutto il percorso di consapevolezza va di pari passo con un percorso di imparzialità. Le donne che entrano in un'aula di giustizia come avvocate o come magistrate o anche come cancelliere, quindi con un ruolo diciamo amministrativo, entrano con il loro corpo, perché noi in qualsiasi ambito andiamo a svolgere la nostra attività siamo ritenute un corpo. Può essere un corpo bello, può essere un corpo brutto, può essere un corpo ferito, può essere un corpo rappresentativo e potente, comunque sia, nel bene o nel male siamo un corpo. E quindi sappiamo di essere giudicate esclusivamente per come appariamo. E questo a prescindere dalle attività che svolgiamo. Questo io non lo sapevo quando sono entrata in magistratura, perché io non sapevo che alle donne fosse precluso l'accesso alla magistratura, fosse stato precluso l'accesso all'avvocatura. La mancanza di consapevolezza, alla fine mi sono accorta che è questa la vera fragilità. Non è il percorso volto ad acquisirla, ma al contrario è l'assenza di consapevolezza che determina la fragilità e la mancanza di autostima delle donne, perché ci siamo sempre rappresentate che la nostra timidezza, la nostra difficoltà nel prendere il microfono, la difficoltà nell'esprimere un punto di vista, se non quando è sufficientemente intelligente o ritenuto intelligente dai nostri interlocutori, preferiamo tacere, preferiamo non esporci, preferiamo non rappresentarci, perché partiamo da uno svantaggio millenario che è quello della mancanza di parola, che non è solo la mancanza di parola nell'aula di giustizia, è anche la mancanza di parola nello spazio pubblico. Ragion per cui che si sia presidenti del consiglio, che si sia cassiere di un supermercato, comunque se noi abbiamo una parola pubblica, che sia sui social, che sia in un contesto di altro genere, comunque non siamo valutate e considerate per quello che siamo e che pensiamo. Ci tengo a sottolineare che la consapevolezza è data dall'incontro con altre donne, oltre che da cattivi momenti che ciascuna di noi vive in contesti professionali o personali. È stato grazie ad altre donne che sono riuscita ad aggredire nel termine migliore quel cesto di ciliegie, perché sono state le donne che io ho trovato nell'aula di giustizia, non avendo io vissuto nel periodo del femminismo, non avendo io vissuto in una famiglia in cui avevo delle figure genitoriali, sia madre che padre, che zie, che parenti, che avevano questa sensibilità e consapevolezza. Quindi è stata una strada che ho percorso da sola, percependo, come dico sempre a mia figlia, quando tu percepisci un senso di disagio, vuol dire che il contesto nel quale ti trovi ti sta mettendo in una condizione di disagio. Non sei tu il problema, non sei tu il tuo modo di essere, il tuo modo di parlare, il tuo modo di vestire, non sei tu il problema, è il contesto che ti rimanda questa rappresentazione, questo giudizio su di te. E quindi quello che io ritenevo essere una mia debolezza, fragilità, limiti, timidezze, in realtà con il tempo e con le donne che ho incrociato nella mia storia personale
ho capito che invece erano un contesto socioculturale, che non ero io il problema, che non ero io la causa delle mie, del mio non esprimere il mio pensiero. Perché ho sempre pensato che il mio pensiero fosse meno intelligente e meno utile agli altri rispetto a quello che veniva rappresentato dagli uomini che avevo vicino o dagli uomini che avevo nei contesti professionali. E questo recedere noi lo attribuiamo a una ragione di carattere personale, intima, individuale, al contrario è un recedere che ti ha richiamato e rimandato dal contesto. Quindi da quando io ho scoperto, per esempio, che il mio era un utilizzo della mia funzione al maschile, io mi chiamo Paola e mi firmo il giudice. E io questo l'utilizzo di un linguaggio maschile e maschilista nelle istituzioni l'ho utilizzato perché non ritenevo di avere modelli femminili e ritenevo di non essere un corpo femminile, un sesso femminile che meritasse di essere portato e rappresentato. E quindi il cortocircuito, Judith, è dato dal fatto che nonostante noi siamo riconosciute come corpo, allo stesso tempo quel corpo viene meno quando ci dobbiamo rappresentare. E questo avviene nei luoghi di potere, nei luoghi istituzionali. Voi considerate che possiamo dire infermiera, ma non possiamo dire consigliera, che possiamo dire il presidente, ma non possiamo dire la presidente, che possiamo dire il giudice, ma non dobbiamo dire la giudice. Ma questo non riguarda la maestra, non riguarda la cassiera, non riguarda professioni di livello socio ritenuti dal punto di vista del potere, dall'assetto di potere, come pericolosi rispetto all'assetto dato. E quindi quando ho scoperto che io mi firmavo al maschile, mi scrive Paola Di Nicola Travaglini, ho acquisito poi il cognome di mia madre a proposito delle ciliegie, io sono partita quindi dal declinare al femminile la mia funzione, avendo scoperto di essere una donna a seguito di una discriminazione simbolica subita in un carcere, in cui ero andata ad interrogare un uomo, una volta che ho scoperto che mi rappresentavo al maschile senza che nessuno me l'avesse chiesto o imposto, ho desunto e ho scoperto che c'era tutto quello che, come dice Françoise Héritier, l'evidenza che non si vede, cioè l'essere vittima di discriminazione ed essere protagonista io stessa della mia discriminazione. Ecco, da quel cesto di ciliegie e quel cesto di ciliegie mi è stato posto a disposizione da parte delle donne, di tutte le donne che ho incontrato nell'arco della mia vita e che mi hanno preceduto, ad esempio attraverso i libri, attraverso articoli, attraverso parole, attraverso discorsi e attraverso il loro pensiero straordinario. Quindi nulla è frutto della nostra singola individualità, tutto è frutto della nostra sorellanza. Grazie, che meravigliose parole, ci rincuorano molto. Spazio alle domande, quindi scrivetele pure nei commenti che tra poco le valorizziamo. Vorrei concludere questa nostra conversazione andando appunto seguendo il filone che hai aperto, cioè andando a vedere un po' la luce, no? In fondo al tunnel. Siamo partiti dalle dinamiche più scure e ora così mi piacerebbe che ci aiutassi un po' a capire in che modo possiamo andare ad arginare il fenomeno della vittimizzazione secondaria, che cosa ciascuno di noi può fare nel suo piccolo, e per quanto riguarda invece nello specifico la violenza istituzionale contro le donne in ambito giudiziario. Rispetto a questo pure ti chiederei un po' un aggiornamento, ecco, sullo stato dell'arte.
Possiamo fare tutti moltissimo. Ciascuno di noi è protagonista di un cambiamento o di un mantenimento di un assetto dato. Io partirei proprio dal linguaggio, cioè l'utilizzo di un linguaggio pulito, adeguato, rispettoso delle differenze è il primo punto rispetto al quale ciascuno è protagonista di una storia in evoluzione, di una storia in cui l'omissione della ricchezza, dell'intelligenza, della potenza del femminile restituisce quel contesto di dignità e di parità necessario per contrastare la violenza contro le donne. La violenza contro le donne è diffusa e talmente tanto che una donna su tre di quelle che adesso mi sta ascoltando, oltre che una su tre di quelle che siamo noi in questo momento, è stata o è vittima di violenza. Nessuna esclusa, a partire ovviamente da me, perché non sono esclusi livelli sociali, culturali, professionali, anzi vi dico di più, le donne che, questo sono dati diciamo Istat e non solo, oltre che di mia esperienza trentennale nelle aule di giustizia, le donne che denunciano meno sono le professioniste, le donne che hanno un livello socioculturale molto alto, perché nessuno crederà a loro, nel senso che si ritiene che l'autonomia economica e la loro libertà di manovra, oltre che di capacità di intuire per tempo di essere vittime di violenza, iniziando da quella psicologica e a finire da quella fisica e sessuale, fa sì che temendo il giudizio sociale collettivo o istituzionale, evitano di denunciare. E questo mi è capitato in molti casi, quindi la violenza nei confronti di donne professioniste è una violenza che di solito si snoda per un tempo più prolungato, perché nessuno crede che loro possano non essersi sottratti a quella violenza. Secondo passaggio, una donna su tre vittime di violenza in Italia e nel mondo, con profili ovviamente differenti e modalità differenti, una delle più gravi violenze è quella psicologica. La violenza manipolatoria, questa ovviamente la dottoressa Pinnock è maestra e lo può spiegare molto meglio di me, ma è quella meno denunciata, è quella meno riconosciuta, perché è quella che lede la dignità e l'identità di una donna rispetto alla sua intelligenza, rispetto alla sua competenza, rispetto alla sua professionalità. Quindi le donne non se ne accorgono. Rinunciare ad un lavoro ben retribuito, rinunciare a dei turni di un certo tipo, rinunciare a un trasferimento, sono rinunce che vengono fatte autonomamente dalle donne, perché loro ritengono di farle autonomamente, ma in realtà sono portate da un'attività manipolatoria del contesto sociale, familiare, culturale, professionale, a non accettare, perché se accettano diventano cattive madri e diventano cattive mogli. Quindi quello che noi riteniamo essere delle nostre rinunce individuali, in realtà per chi sa leggere questo tipo di delitti, è il primo passaggio di un meccanismo manipolatorio e di violenza psicologica che fa sì che sia la stessa donna a rendersene in un qualche modo protagonista, tanto da non vedere che invece sono stati altri o altro, cioè l'uomo che hanno accanto a sé, averla determinata in quei termini. Cioè, è stato fatto molto. Voglio dire, e concludo rispetto alla domanda, che noi siamo tra i paesi che hanno una delle legislazioni più avanzate del mondo. Abbiamo degli strumenti efficacissimi. In Italia la Corte di Cassazione da decenni ci scrive e ci dice che è sufficiente la denuncia di una donna vittima di violenza ai fini di ottenere una misura cautelare, cioè essere arrestati e fino ad una condanna, purché ovviamente il giudice sia in grado di valutare e accertare la credibilità di quella donna. Ciò nonostante, quindi a fronte di un apparato diciamo giuridico e giudiziario così potente, il fatto che il contrasto alla violenza contro le donne non sia adeguato è perché non abbiamo una formazione adeguata. Cioè noi abbiamo una formazione tecnica, ma non abbiamo una formazione culturale
per conoscere e riconoscere la discriminazione nei confronti delle donne. Se io davanti a una donna che mi dice sono stata picchiata perché ci trovavamo in un litigio dovuto al fatto che io volevo uscire con le amiche, e il giudice o il poliziotto, il carabiniere o lo psicologo, il consulente tecnico, l'avvocato dequalifica tutto questo al lite familiare, quindi acquisendo le parole di quella donna, perché non conosce e non riconosce in quello e traduce quello che lei chiama litigio. In realtà non è un litigio, è un assetto di potere diseguale in cui lei è costretta a rinunciare alla libertà di uscire con le amiche, alla libertà di iscriversi su Tinder, alla libertà bere ed ubriacarsi, alla libertà di vivere la propria autonomia e libertà, perché ha violato una regola di ruolo. E quindi lei sa che non può davanti al giudice, o teme davanti al giudice, di dire qual era il contesto reale in cui si è prodotto quella violenza, e quindi per non farlo la riqualifica tra virgolette in lite familiare. Lì subentra la competenza dell'operatore giudiziario, che deve chiedere: signora, cosa intende per lite familiare? Signora, da cosa era stata determinata quella lite familiare? Signora, lei è libera, ha un conto corrente suo, ha un'autonomia nelle decisioni importanti della sua famiglia? Lei è l'unica ad avere gli oneri di gestione della famiglia e della casa? Lei è stata obbligata a delle rinunce nell'ambito dei suoi studi, dello sport, della sua professione? Queste sono le domande. Non è la domanda qual era il giorno X in cui sono stata picchiata sul naso o mi è stato rotto il cellulare. Non è questa la domanda. Giudici competenti, professionisti competenti individuano le domande nel delineare il contesto gerarchico e di potere in cui si insinua quella violenza, a partire da quella psicologica e a finire a quella fisica e sessuale. Stiamo facendo degli importanti passi in avanti, ci tengo a dirlo, perché la magistratura, ad esempio, sta parlando di pregiudizi giudiziari. La Scuola Superiore della Magistratura sta facendo corsi nazionali sui pregiudizi giudiziari, partendo cioè dal fatto che molto spesso sono questi a non consentirci di giudicare i fatti, di decrittare i fatti, ma li modificano, parametrano in modo differente sulla base di convincimenti soggettivi sui ruoli di genere. Quindi ci sono sentenze della Corte di Cassazione che parlano di pregiudizi giudiziari, sentenze della Corte Europea per i diritti umani, sentenze del Comitato SIDAO, cioè noi abbiamo un apparato sia interpretativo che giudiziario potente. Dobbiamo soltanto attuarlo in maniera diffusa, e per questo abbiamo bisogno che il popolo italiano, in nome del quale noi amministriamo la giustizia, legga le nostre sentenze, le guardi, le legga, le critichi, le valuti, ne tenga conto, ne parli, ne discuta e ne ragioni, perché le nostre sentenze non sono solo una produzione giuridica, ma sono innanzitutto una produzione culturale. E rispetto a questo è fondamentale che ciascuna e ciascuno di voi entri nelle aule, legga le sentenze e si renda protagonista anche di una capacità critica rispetto alla nostra produzione. Grazie, grazie di cuore, davvero. Adesso ho visto che ci sono delle considerazioni, ecco, interessanti. Partirei proprio dall'ultima, la condivido con voi. Eufrasia scrive che da docente trovo scandaloso che in Italia non sia prevista educazione alla sessualità e all'affettività, in cui si tratti anche il tema degli stereotipi di genere e quello del come le nostre precedenti dirette. Con Judith, appunto, abbiamo sempre ritenuto importante questo discorso dell'educazione che andrebbe curata nelle scuole. Sappiamo che si sta già facendo molto anche per formare chi lavora
ancora nell'ambito della polizia, negli assistenti sociali, eccetera, ma sarebbe veramente importante fin dalla più tenera età, perché sappiamo che già 4 anni certi stereotipi di genere, ahimè, sono forti a causa del... Quindi sarebbe veramente importante agire a più livelli, non solo nella formazione professionale, ma anche proprio nella formazione dall'infanzia fino per tutta la scuola dell'obbligo, perlomeno, ma anche a seguire. E finora viene fatto un po' troppo a macchio di leopardo questo tipo di formazione, quindi sarebbe importante farlo in maniera più continuativa. Allora, eccola qui, che va sul discorso dell'alienazione parentale. Come si può, con 3 procedimenti penali in corso, con referti e testimoni, essere nel civile accusate di alienazione parentale, con prove e riprove? E sempre la stessa donna aggiunge, eccolo qua, io... A cosa serve? Ecco, perché poi c'è il rischio che prenda lo scoramento, no? Che poi questo diventi la parola a Paola e anche a Judith per le loro considerazioni. Capisco bene, in molte occasioni mi è stata rappresentata la questione dell'alienazione parentale. Dunque, voglio sgombrare il campo dal fatto che l'alienazione parentale non esiste, nel senso che già la Commissione Femminicidio, ma anche importanti ordinanze della Corte di Cassazione Civile, hanno escluso che abbia una qualche valenza scientifica la cosiddetta sindrome d'alienazione parentale. Tengo a sottolinearlo perché, oltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, siamo di fronte quindi a una costruzione che viene veicolata da alcuni. In particolare alcune scuole di psicologi che hanno costruito questo sistema e questa teorizzazione che, ripeto, è stata sconfessata in maniera chiara e netta a partire dall'indagine della Commissione sul femminicidio, che si intitola appunto La vittimizzazione secondaria nei processi civili, che potrete trovare su internet e che si è fondata sulla lettura di migliaia di fascicoli in sede civile di separazione e divorzio in cui c'è stato l'affidamento dei minorenni. Alla luce di questo, quindi, questo è dell'alienazione parentale, è un problema internazionale, non è una questione italiana. Su questo la psicologa dottoressa Pinnock ovviamente ci può fare una lezione a riguardo, però voglio dire che si tratta di scuole di pensiero di una certa psicologia, rispetto alla quale la magistratura, attraverso degli strumenti che sono essenzialmente gli strumenti della conoscenza del fenomeno della violenza contro le donne, in cui la separazione costituisce l'atto di autonomia attraverso il quale la donna esercita la propria libertà ed esprime la propria autonomia. Quindi la separazione, il divorzio, questo ce lo dice sempre l'analisi della Commissione sul femminicidio a proposito dei femminicidi, è il momento più pericoloso per la vita di una donna che denuncia, perché non è tanto la denuncia l'atto di pericolo, quanto il momento in cui si separa e si sottrae da quel contesto violento, manipolatorio, sia lei che i suoi figli, perché lei e i suoi figli non sono ritenuti soggetti autonomi, soggetti di diritto dall'uomo violento. Quindi adesso però abbiamo nuovi strumenti. I nuovi strumenti sono la riforma Cartabia, grazie alla quale è stato scritto nero su bianco che i giudici civili sono tenuti a tenere conto delle violenze, dei procedimenti penali che sono alla base di quella separazione o che hanno in un qualche modo preceduto quella separazione. Quindi quello che prima era, diciamo, una facoltà che veniva rimessa ad un giudice competente, il giudice civile competente, adesso è un obbligo di legge, e questo
questo è fondamentale perché il giudice dovrà tenere conto per l'affidamento dei figli sempre, sempre delle allegazioni di violenza, cioè della rappresentazione della violenza da parte della donna con il suo ricorso, con i suoi testimoni, e sicuramente sempre degli atti del processo penale. Questo è fondamentale perché imporrà al giudice civile una nuova competenza e sarà un nuovo soggetto nella catena istituzionale a fermare o quantomeno a prendere consapevolezza di queste situazioni nei contesti di separazione e divorzio. Quindi gli strumenti li stiamo utilizzando, ci sono sentenze che hanno escluso, ci tengo a rappresentarlo anche questo, sentenze di tribunali civili che hanno tolto la responsabilità genitoriale ai padri soltanto tra virgolette in quanto autori di violenza nei confronti della madre, perché questo veicolava un modello inadeguato di padre, veicolava un modello errato di padre, e quindi ci sono provvedimenti che hanno provveduto in questi termini. Quindi a fronte di situazioni in cui è ancora diffusa l'alienazione parentale, ripeto, esclusa dalla Corte di Cassazione civile, comunque esistono degli importanti provvedimenti giudiziari che sono appunto del tenore che vi ho indicato. Sì, aggiungo giusto qualcosa. Grazie. Poi anche delle... No, aggiungo solo che purtroppo quello che noto è che nell'ambito psicologico si radicano anche in altri ambiti, non soltanto questo che riguarda la sopraffazione delle donne, si fanno strada, diciamo, quelle teorie che permettono in qualche modo di misurare le cose, no? Cioè c'è questa folle ricerca dell'oggettività che in psicologia, dal momento che la psicologia studia la psiche umana, insomma è difficile pensare che la possa ridurre a dei numeri o a delle cause-effetto che seguano assolutamente la retta più lineare possibile, no? Perché non è così. E quindi io ho approfondito la teoria dell'alienazione parentale che è nata appunto negli Stati Uniti ed è veramente risibile, cioè ma anche chi non conosca la psicologia leggendo il testo originale si rende conto che è abbastanza ridicola, no? Proprio perché fa un elenco di sintomi certi dell'alienazione parentale che sono del tutto inconsistenti, no? Ad esempio, una delle prove che esista questa madre malevola che vuole allontanare i figli dal padre è che i minori sentiti dicano che non vogliono frequentare il padre. Cioè, quello che dovrebbe essere un elemento, no? che fa ascoltare la volontà dei bambini diventa prova del fatto che la madre è malevola. E non solo, come anche ammesso che esista, no? Questa alienazione parentale, questo poi guarda caso solo da parte delle madri, non è previsto da parte dei padri, no? E quindi anche quella è una cosa che un po' di sospetto lo dovrebbe mettere, ma anche ammesso che esistesse, come può la soluzione essere levare i bambini alle madri e metterli in un istituto per creare le condizioni perché si riavvicinino al padre? Cioè in quel caso, in quella soluzione, lo Stato diviene colpevole di alienazione parentale. Cioè, questa è logica, non è che ci sia bisogno di conoscere la psicologia, è un semplice ragionamento logico. E diciamo che è in linea però, di nuovo, con un atteggiamento culturale, che è quello che fa sì che un uomo che alza la voce per dire la sua è un uomo determinato, se lo fa una donna è invece una esagitata, è una che non si sa controllare, è una che forse ha le sue cose, è una isterica, è una pazza e così via, no? Cioè più le donne vogliono far sentire la propria voce e più vengono messe a tacere, appunto accusandole di essere pazze. L'alienazione parentale va in quella direzione lì, è lei che è pazza, no? E no, non è il padre che magari non è capace di
di avere insomma un ruolo genitorale adatto. Ecco, volevo solo aggiungere questa annotazione. No, grazie Judith. Oltretutto, ascoltandoti, mi è venuta l'associazione di idee con la sindrome di Cassandra, no? Per cui la parola della donna non vale, no? Non viene sminuita, non si dà credito a ciò che dice, che è falso ciò che dice la donna, allora poi viene addirittura agito un processo contro di lei fino a fare un danno pazzesco ai figli oltre che alla madre. A proposito, proietto un attimo il ringraziamento di Lauvivat Vivat, grazie di cuore per avermi risposto, e poi c'è una domanda di Marta. Dottoressa, potrebbe indicarci qualche sentenza post riforma? Ecco, ricordo che sono le 19.08, noi le 19.10 tassativamente dobbiamo chiudere la nostra diretta perché Paolo ha un impegno importantissimo, la nostra. Sentenza di merito o sentenza di giudice di legittimità? Qui nello scritto. Perché dei giudici di legittimità ancora non ce ne sono post riforma, quindi sicuramente può trovare delle sentenze di merito nei siti che si occupano di separazioni, divorzi e si occupano in particolare di questo tema, e segnalo appunto pronunce veramente importanti da parte di giudici civili di varie parti d'Italia, quindi si sta diffondendo questa modalità in cui l'interpretazione già prima della riforma Cartabia è un'interpretazione fondata sulla Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul costituisce una fonte del diritto a cui noi siamo tenuti ad attenerci, a cui noi ci dobbiamo attenere in quanto giudici, è una fonte interpretativa importante, e quindi per sentenze di merito certamente le può trovare una di queste è stata scritta dalla presidente del Tribunale di Terni, della sezione civile del Tribunale di Terni, sull'argomento che vi ho detto di togliere la responsabilità genitoriale, sospendere la responsabilità genitoriale a un padre violento. In questo momento non sono in grado di darvi i dati specifici, però semmai li posso inoltrare alla nostra Ilaria Moroni. Grazie, poi casomai li aggiungo nella chat che legata appunto a questa diretta, che rimane chiaramente nella pagina Facebook Insieme per le Donne e che poi io riporterò anche sul canale YouTube per qualcuno che magari non avesse il profilo Facebook, e anche per raggiungere un pubblico appunto ancora più ampio. Io intanto vi segnalo che faremo un'altra, dato che alcuni ci hanno espresso, ecco, la loro. Segnalo già che abbiamo già fissato un'altra data tra un mese, sarà il 26 novembre alle 17.30 e la nostra diretta si legherà al Festival L'Eredità delle Donne coordinato da Serena Dandini. Non vi anticipo altro perché è una sorpresa, ecco quella che sarà la nostra ospite, ma continuate a seguirci che lo scoprirete prossimamente. Io ringrazio. Grazie a voi. È stata con noi e per aver risposto generosamente alle nostre domande, agli interventi di chi ci ha seguito. Ringrazio e che hanno partecipato in modo attivo. E ringrazio Judith Pinnock sempre per il suo prezioso contributo. Grazie a voi. Allora, auguro a tutti e a tutti buona serata e alla prossima occasione. Buona serata. Grazie. Grazie.